Ciao a tutti e bentornati nel Timone di Esgreal. La birra che abbiamo scelto per la degustazione di questa sera si chiama Sciara, è una birra tutta siciliana ed è prodotta dal birrificio Malalazza, o meglio, dalla Birrifer Malalazza, che è una birrifer con sede a Siracusa. Si tratta di un Imperial Porter da ben 9 gradi e 90 IBU, con una leggera aggiunta di peperoncino a vaniglia. Birrificio, o meglio, come dicevamo prima, la Birrifer Malalazza è una Birrifer relativamente giovane, comunque risalendo, cercando un po' la loro storia, sono riuscito a trovare un bel commento su un sito famoso nell'ambito birrario che è Cronache di Birra, dove un giovane maestro birraio, tale Andrea Camuto, cercava un birrificio che gli desse la possibilità di produrre la propria birra, quindi trasformare la sua azienda in una birrifera. Era il 9 ottobre del 2013 e Andrea Camuto cercava e trovava naturalmente anche la sua strada e il birrificio che poi l'avrebbe ospitato. Sono passati 2 anni da quel commento nel post su Cronache di Birra e in 2 anni questa birrifera mi è cresciuta molto. È cresciuta molto anche sotto il profilo dei gusti. È nata inizialmente una birra chiara chiamata Nora, che recensiremo in un'altra occasione, poi la Nanai, che è una double IPA e da 7 gradi con aggiunta di arance, che anche questa sarà poi parte di una prossima puntata, e poi l'ultima nata quest'anno, quest'estate, il 29 luglio, la presentazione al pubblico ufficiale, anche se i più fortunati già l'avevano voluto assaggiare in un'altra occasione qualche settimana prima a Roma, è nata, come dicevo, l'ultima creazione, che è appunto la Sciara, un Imperial Porter da 9 gradi con aggiunta di peperoncino a vaniglia. La parola Sciara nel dialetto siciliano significa determina la lava solidificata. Come sapete, in Sicilia c'è un vulcano attivo, uno dei più belli e spettacolari vulcani attivi presenti al mondo, che è appunto l'Etna. Il siciliano, la lingua siciliana, ha una terminologia specifica per alcuni fenomeni vulcanici, tra cui appunto, come dicevamo, anche la lava solidificata. Da qui il nome Sciara, che comunque rende l'idea per chi è di questo territorio della colorazione che avrà poi la birra una volta stappata, una volta versata nel bicchiere. Come dicevamo prima, Sciara è una birra con una lupolatura generosa e importante, addirittura raggiungiamo i 90 IBU, e l'abbiamo già detto, le IBU sono una scala che viene definita come International Bitterness Unit e dà l'idea della percentuale di alfacidi presenti nei luppoli fratto in base alla quantità di malto presente poi in ricetta. Abbiamo inserito diversi termini nuovi che ancora non avevamo utilizzato nelle precedenti recensioni. In particolare il termine di questa sera è Birrifer. Che cos'è una Birrifer? C'è stato un grande dibattito, ancora una definizione chiara al 100% dal punto di vista legislativo non è presente, ma tu si sa, siamo in Italia, abbiamo i nostri tempi, le cose si fanno con calma, prima si fanno, poi si spiegano, questo è. In parole povere, una beer firm è un'azienda creata da uno o più maestri birrai che per motivi economici o per motivi logistici o semplicemente perché ancora l'idea è appena partita, è in un stadio embrionale o ancora perché il rischio di impresa è molto alto, decide di produrre la propria birra all'interno di uno stabilimento, all'interno di un birrificio non di proprietà. Poi qui esistono diversi tronconi, diverse tipologie di birrifirm. Ci sono quelle dove il maestro birraio è il titolare dell'azienda e collabora con il maestro birraio del birrificio che in quel momento è stato dato tra virgolette in affitto per produrre la propria birra con la propria ricetta, con le caratteristiche che sceglie lui. Ci sono invece altre birrifer che a mio personalissimo parere sono un po' meno serie, che semplicemente mettono il proprio marchio, il proprio nome su bottiglie, su birre, su prodotti del quale loro non conoscono praticamente nulla. Semplicemente possono aver dato un brief generico al maestro birraio al quale stanno affittando
dal quale stanno affittando l'impianto, e poi il prodotto, sul prodotto finito metteranno la propria etichetta. Per nostra fortuna, Malarazza non è di questo genere. E è una biofilm seria, dove Andrea Camuto pensa le ricette, studia le ricette e partecipa più o meno attivamente nella realizzazione dei prodotti. Prodotti che secondo me sono molto interessanti. Però ormai io penso di aver parlato abbastanza, penso di avervi anche un po' stancati, e quello che interessa un po' a tutti, anche a me a questo punto, è andare a stappare questa bottiglia, cominciare a versarla nel nostro fedele teco e poi ad usarla e finalmente, ripeto, finalmente bere. Già sapete, come ho già accennato, teco è il bicchiere che usiamo tutte le volte per avere uno standard, bla 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 bla, amatelo, odiatelo, non lo so, io lo uso lo stesso. Andiamo a versare la nostra birra. Vedete che bella schiuma compatta che produce. Perché quello che non ho detto prima, che lasciare l'Imperial Porter leggermente atipica, nel senso che ha una carbonazione generosa che la rende, nonostante sia una birra scura, una birra comunque adatta anche all'estate, alle alte temperature, e studiata appunto penso anche pensando al pubblico siciliano, perché comunque la terra siciliana in cui è presente anche il nostro pub è una terra calda sia d'estate che d'inverno. Per cui la birra come principale motivo per essere bevuta è quello di essere rinfrescante, oltre che favoloso. Il profumo è quello di manzo tostato e si sentono anche molto bene i lupi del vita. Nell'aroma è percettibile, ma veramente appena appena, facendo molta attenzione, un vaghissimo speziato dovuto, come dicevamo prima, all'aggiunta del peperoncino ad orecchio. Guardate che spettacolo! Esteticamente è veramente una birra molto bella, bellissima. Una bella compatta, densa e persistente. Come aroma, oltre al tostato che dicevamo prima, comunque si sente anche bene il caffè, e a me fa venire una gran voglia di birra. In bocca è veramente molto piacevole. Il primo sapore è ovviamente quello del tostato, quello del caffè. Successivamente arriva un po' di acidulo dovuto alla liquirizia tipica di questo stile di birraio. Infine, presente ma non opprimente, si sente il gusto della vaniglia, il gusto del peperoncino, che rimane un po' a pervadere la bocca fino a che non ritorna il gusto di liquirizia, il gusto di caffè, finché non ritornano questi due gusti a ripulire nuovamente la bocca per prepararci alla prossima bevuta. Francamente ormai tanto l'avrete capito, io non sono un fan delle porter, non sono un fan delle stout in genere. Sono un fan di lupolature ancora più ignoranti, ancora più estreme rispetto a questa.
Marciara è comunque una birra che riesco a bere volentieri, anche perché ho una valida aiutante quando mi accingo ad assaggiare questo genere di prodotti, che è mia moglie, che invece è una fan sfegatata di birre scure per il mio 40 anni. Comunque, tornando al nostro prodotto, tornando finalmente a questa birra siciliana, cosa posso dire? Posso aggiungere che è una birra che merita di essere provata, che il buon siciliano medio, che comunque mi insegnano sia molto campanilista, come giusto che sia, dovrebbe conoscere, perché comunque si può respirare bene o male la sua terra all'interno, dato che per scelta il birrificio, la birrificio di Malarazza, utilizza all'interno delle proprie ricette uno o più prodotti di diversi presidi, che siano slow food, che siano biologici. Infatti anche in questo caso il peperoncino habanero utilizzato è un peperoncino che proviene dalla zona di Siracusa. Man mano che la birra si sta scaldando, si sente anche un leggero aroma liquoroso, comunque ricordiamoci che va sempre 9 gradi. Infatti in bocca il sapore piano piano muta, piano piano cambia e lascia spazio a sentori di cioccolato più persistenti, più pungenti rispetto alla prima bevuta, che comunque la birra ancora non era la temperatura di servizio corretta. Penso che ormai mi sia riuscito di farvi venire sete, di farvi venire voglia di venire a provare, e vi ricordo che siamo da Cereale, al pub Etimue, siamo in via Monsignor Zumardi, vicino a Piazza Duomo, comunque tramite la pagina Facebook ci potete trovare. Quello che vi chiedo come ogni volta di fare è di cliccare mi piace sulla nostra pagina, di iscrivervi al nostro canale, di commentare sotto i nostri video, magari chiedendoci qualche informazione in più sulle birre che stiamo provando, oppure di consigliarci quale birra degustare, quale birra provare, così che magari ci sia concesso di aggiungerla alla nostra selezione. E soprattutto quello che vi chiedo ogni volta è di rendervi partecipi. Ma oltre a questo aggiungerei un'altra cosa. Aggiungerei che se il video vi fosse piaciuto, fate solo sapere. Mentre se il video non vi fosse piaciuto, ci verrà sotto.